Ciao a tutti ragazzi, qui Big Ticket, benvenuti in questo nuovo video. È il primo video con un gameplay di NBA 2K21. Aspettavo da molto questo momento, finalmente ho colto l'occasione del fix che la 2K ha fatto alla carriera di questo gioco, perché ci sono state tantissime lamentele su quanto fosse difficile tirare da 3 dalla distanza in jump shot, quindi subito hanno messo mano alle sliders, ma ne parliamo subito nel video. Eccoci qui ragazzi, prima di tutto la build del gameplay, creatore tiri regista, gli unici punti che ho messo 83 al tiro da 3 punti maxato, 69 al controllo palla, 68 di overall, ancora un giocatore bassissimo, tiro 7 cartellini sono riuscito a farmare, quindi cacciatore di zone calde bronzo, lunga gettato Hall of Fame e specialista dall'angolo argento, tutti nella giornata di ieri e questa mattina. Non ci ho messo tanto e in questo gameplay voglio farvi vedere come effettivamente la 2K abbia messo mano alle sliders di tiro e quindi tutto ciò per renderci molto più facile fare i cartellini di tiro, poter andare al parco con i cartellini e finalmente poter parlare a ragion veduta. Esatto, perché finora chiunque ha detto che fosse impossibile segnare al parco, non voglio dire che abbia detto delle bufale, però ragazzi, andare al parco senza cartellini, senza valori, senza boost, senza Gatorade e dire che non si segna, è chiaro che non si segna in realtà. Quindi loro con questo aggiornamento hanno voluto dirci: ragazzi, vi diamo la canna da pesca, andate a pescare, quindi vi diamo la possibilità di farmare i cartellini, fate i cartellini, andate al parco e guardate che gioco è, perché ragazzi gli americani già stanno grinnando di tutto, si vede dai video, quindi il gioco è vero che è stato un po' fixato dal punto di vista del tiro, ma comunque la possibilità di far verde con le giuste build, i giusti cartellini c'è. Intanto vi sto facendo vedere come inizio la mia partita di carriera, difendo, perché il mio obiettivo principale è quello ovviamente di fare subito i cartellini di tiro e regia per andare al parco, però in difesa difendo perché sono sempre ottimi punti. Dall'altra parte subito, primo pensiero è quello di tirar da 3, quindi so che sarà un gameplay noioso, che vi annoierete in carriera in questo modo, ma se volete ottimizzare i tempi, non stare troppo lì in carriera, allora è giusto fare così, questo metodo del tiro da 3. Guardate, vado davanti, mi fermo, tiro da 3, via. Questo gioco con questo hotfix del tiro da 3 in carriera alle difficoltà più basse, chiaramente non ad Hall of Fame, lo rende facilissimo. Guardate, mi marca a distanza. Questo è tutto quello che faccio nel gameplay. Appena ho dello spazio, quando la difesa va in crisi, lo vedrete spesso in questo video, il difensore non mi segue più, colgo l'occasione e tiro. Quindi sempre così, aiuto del blocco, guardate qui, crisi della difesa, tiro dentro, tanti bianconi dentro, grazie anche a questo jump shot consigliatomi da un sub del canale Twitch. Vedrò se sarà buono anche online, nel caso ci farò un video per consigliarvelo, intanto lo sto sperimentando appunto. Avete visto come ho fatto anche un assist, perché chiaramente non voglio forzare troppo i tiri, se c'è l'occasione di un assist facile vado, perché i cartellini di regia mi servono. Qui passo la palla perché non voglio che mi dia la penalità per tenere troppo palla in mano. Mi metto in posizione, tiro da 3, verdone. Ragazzi, è diventato davvero facilissimo, forse più facile dell'anno scorso fare verde in carriera o comunque mettere i tiri, perché entrano anche i bianconi. Questo è un tiro che ci stava, ho sbagliato leggermente il rilascio, quindi giusto che esca, ma vi anticipo che sarà praticamente l'unico errore della mia partita. Una partita quasi perfetta al tiro da fuori. Ripeto, è un tipo di gioco che potrebbe sembrare noioso, ma è il modo migliore per fare i cartellini di tiro. Guardate, va in crisi la difesa, sono lontanissimo, è vero, ho lunga gettata Hall of Fame. Se non avete questo cartellino, evitate di tirare da così lontano, come evitate di tirare quando siete marcati, perché abbassando le vostre percentuali vi darà meno punti per i cartellini di tiro alla fine della partita. Quindi ancora qui mi libero della palla per evitare la penalità, poi appena vedo che ho un po' di spazio tiro easy dentro. Ragazzi, arrivano i tifosi, arrivano i VC, cioè tutto questo vi renderà la vita più facile, perché fare questi cartellini di tiro è
il minimo che potete fare per poter andare a giocare al parco. Senza questo step, che in live il mio moderatore ha giustamente definito il purgatorio della 2K, è uno step che dovete passare, ragazzi. Cioè, a tutti piacerebbe andare subito al parco, ma non è possibile. Quindi guardate, continuo a tirare. Praticamente ho fatto soltanto un errore, sono stato perfetto al tiro. E io devo dire, non ho provato la carriera prima di questo fix del tiro da 3 in carriera alle difficoltà più basse. Però devo dire che adesso davvero non ci si può più lamentare, perché in carriera entra tutto. I cartellini sono facili da fare, e una volta fatti i cartellini con il giusto jump shot, i giusti boost, giusto, tutto giusto, si va al parco e si riesce davvero a fare tutto quello che vogliamo. Alla fine del quarto non forzo il tiro, perché ripeto, non voglio abbassare le mie percentuali. Qui anche vedo uno scarico facile, provo l'assist, non va, ma non fa niente. Ripeto, l'importante è comunque non forzare troppo. È vero che vogliamo fare dei cartellini specifici, in questo caso il tiro, però non dobbiamo esagerare, perché degli errori finiscono per essere controproducenti. Quindi questo per ora è di base il modo in cui gioco per farmi cartellini di tiro. Più avanti, quando conoscerò meglio il gioco, sicuramente vi farò un tutorial migliore per arrivare velocemente a 99 per maxare i cartellini, come ho fatto lo scorso anno. Per adesso questo è il metodo migliore che ho trovato per il tiro, una roba abbastanza veloce. Qui forzo anche l'ultimo tiro, contrastato dalla media che non ho toccato per niente, livello base dalla media. Metto il buzzer beater, 6900 tifosi, quindi davvero una partita top. Chiaramente non saranno tutte così, ci saranno partite con più errori, con difese più arcigne, però guardate, 38 punti, quarti da 5 minuti, 8000, quasi 8200 punti di tiro, una roba ottima per il tempo che ci ho messo, pochissimo, tanti VC, 943 VC, quindi davvero super. Molti tifosi anche che mi porteranno ad avere sponsorizzazioni. Guardate, tiro da 3 da fermo, 7594 punti, anche dalla media 594 punti per un tiro soltanto, uno su uno, quindi anche tirare dalla media è ottimo per fare i cartellini. Una volta finita la partita, ovviamente andate all'allenamento di squadra. Io scelgo 3 punti dalla punta, che sarebbe dalla zona centrale. Questo perché di solito facevo il tiro libero, però in questa build, che ricordo è l'ultima build che ho inserito sul mio canale, non ho tiro libero, quindi mi viene un po' difficile quell'esercizio. Spesso prendo 2 stelle e non 3 stelle, quindi questo mi fa perdere dei punti, quindi preferisco fare questo esercizio che con 3 stelle mi dà 700 punti, al contrario del tiro libero che mi darebbe 750. Però in questo esercizio io sono sicuro di fare sempre 3 stelle, quindi avere 700 punti per ogni esercizio. Tra parentesi, l'esercizio potete sceglierlo dopo un tot di partite in carriera. All'inizio sarà l'allenatore che deciderà per voi l'esercizio, come l'anno scorso. Poi dopo un po' potrete scegliere voi l'esercizio. Quindi ci sono le stesse robe dell'anno scorso: ogni tot partite l'allenatore farà un allenamento di squadra con un paio di allenamenti decisi da lui. Ogni tanto, come vedrete proprio qui tra qualche secondo, arriverà una leggenda NBA che ci darà il per 3 a tutti gli esercizi che facciamo. Quindi davvero fare l'allenamento è ottimo, soprattutto per chi fa difficoltà a fare i cartellini in partita. Ma appunto, guardate con che facilità ho fatto 15 punti, quindi 15 canestri su 20 tiri, vado a prendere 2100 punti per questo esercizio. Considerate che lo farò 4 volte, quindi prenderò 8000 punti, una marea. Qui mi dicono che c'è la leggenda, mi fanno fare questo esercizio, ottimo, questo è davvero ottimo. Voglio parlarvi appunto di questo esercizio, perché questi esercizi che voi non avete nella lista di tutti quelli che potete scegliere quando fate da soli l'allenamento, questi esercizi non vanno con il solito criterio di una stella, 2 stelle, 3 stelle, quindi non vi danno i punti in base alle stelle, ma in base alle giocate che fate in partita. Quindi qui più tiri farò e più punti
di tiro riuscirò a fare per il cartellino di tiro. Se io invece di utilizzare questo tipo di gioco facessi soltanto assist per il mio compagno, mi darebbe dei punti per il cartellino regia. Ovviamente adesso non mi interessa, perché questo, nonostante lo stia facendo maluccio, è uno degli allenamenti migliori che ci possono capitare. Davvero un esercizio ottimo per tirare. A volte mi capita anche di farlo con LeBron James, che è passatore generale in campo, quindi è ancora più facile segnare. Ma appunto, sempre la stessa cosa, vado lì, meglio nell'angolo, mi faccio dare palla e lascio andare il tiro, e quindi riesco davvero a fare tanti tiri. In questo specifico esercizio vedrete come riuscirò a completarlo soltanto con due stelle, non con tre, ma mi darà comunque tantissimi punti per il cartellino di tiro. Quindi, ricapitolando, tutti quegli esercizi che non avete nella lista dell'allenatore, quegli esercizi, come c'è anche, non so, mi viene in mente quello in cui vi alternate nel tiro da tre con un compagno, quelli lì sono ottimi perché ogni tiro, come vi faccio vedere adesso, viene calcolato per darvi punti. Guardate lì, 2000 e passa punti di tiro. Qui vi elenca tutti i tiri che avete fatto, tiri da 3, da fermo, 4 su 8, quindi vi dà 692 per 3. Cioè, davvero è clamoroso. Questo è l'esercizio migliore che vi può capitare. Poi mi è capitata la partitella, anche lì ho fatto altri punti. E poi vado a chiudere con un altro esercizio del genere, che con questo rilascio davvero mi viene estremamente facile. Comunque, ragazzi, questo è il metodo che io reputo migliore al momento. Come vi dicevo in precedenza, sicuramente farò dei video più dettagliati, anche chiamando in causa degli schemi per aumentare i vari punti dei cartellini, sia di conclusione che di tiro che di regia. Per adesso, visto che il problema principale del gioco è stato quello del tiro, io vi invito davvero a tornare in carriera, cominciare a farmare questi cartellini, perché una volta che si hanno quegli 8-10 cartellini di tiro, finalmente si può andare al parco e non ci potranno più battezzare come prima, perché, ripeto, come si è visto su vari video su YouTube, su live, su Twitch varie, il tiro entra, i verdi si possono mettere. Ho visto anche screenshot di partite davvero allucinanti con 6 su 6 da 3, il tiro può entrare, bisogna avere i giusti cartellini, le giuste build, quindi non disperate, davvero c'è la possibilità di giocare e divertirsi come l'anno scorso. Ragazzi, se questo video vi è tornato utile, ovviamente lasciate un like e iscrivetevi se siete nuovi. Noi ci becchiamo al prossimo video e peace!